Ciao a tutti amici di Tecnoficial, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, non perdiamo tempo, come avete visto dal titolo, oggi vi mostrerò tutti quei gadget tech super utili che utilizzo io nel corso della giornata. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito col primo gadget dopo la sigla. Il primo gadget di cui voglio parlarvi è davvero molto molto utile e ci consente di tenere sempre più pulite, quindi mantenere al meglio le nostre cuffie Bluetooth. Soprattutto io mi soffermo sulle AirPods perché ho visto che nel corso degli anni si rovinano o comunque si sporcano molto più facilmente rispetto ad altre marche, come ad esempio le Nothing. Non dico che sia un gadget indispensabile, però è veramente molto utile per mantenere molto meglio le vostre cuffie. Vi basterebbe semplicemente pulire il vostro case e i vostri auricolari a parte una, massimo due volte ogni 2 settimane. In particolare il gadget che vi sto mostrando io in questo momento, sicuramente starete vedendo alcune riprese, ha ben tre opzioni diverse per pulire al meglio le vostre cuffie Bluetooth. Sicuramente queste due parti, che penso si hanno in piuma, non lo so, penso di sì, le utilizzo per rimuovere la sporcizia, quella più lieve, mentre quest'ultima parte è molto più appuntita per rimuovere sporcizia che si accumula nel tempo, come ad esempio anche il cerume. E magari non esagerate troppo quando andate a pulire, soprattutto con questa parte molto più appuntita, perché esagerando purtroppo mi è capitato di graffiare un po' il case delle cuffie. Ripeto, non un gadget assolutamente indispensabile, però con 2-3 euro vi portate a casa un gadget che vi permette di pulire le cuffie e mantenerle benissimo per i prossimi anche 5 anni. Passiamo ora ad un gadgettino molto più tech, perché stiamo parlando di uno stand per ricarica wireless. Insomma, molto banalmente è uno stand di ricarica wireless che vi permette di caricare al posto di utilizzare 3 caricatori, 3 cavi, tre dispositivi elettronici con un solo cavo. Io in particolare ci carico le AirPods o le Nothing nella parte inferiore, c'è un posto anche dedicato per Apple Watch e attenzione, ci carico anche l'iPhone, però dovete considerare il fatto che è uno stand di carica wireless magnetica. Quindi o avete da iPhone 12 in poi e quindi il problema non si rivela, oppure vi comprate quei banalissimi adesivi che si prendono anche su Amazon, se riesco ve lo linko anche qui sotto in descrizione, che vi consentono quindi di attaccare il vostro iPhone anche con modelli precedenti al 12. Molto bello, e tra l'altro il connettore, udite udite, è USB-C, non scontato. Passiamo adesso al penultimo gadget, che anche questo ci consente di caricare il nostro dispositivo principale. Ebbene, stiamo parlando di un powerbank, anche questo dotato di ricarica wireless magnetica. Mi sembra che su questo prodotto avevo già portato un video singolo ed è secondo me una buonissima alternativa al battery pack di Apple, anche molto più potente, costa ben 3 volte di meno. Si trova su Amazon all'incirca sui 40 euro, potete anche comprarlo ai negozi fisici tipo Unieuro, Euronics, si trova ugualmente. E giusto per dire, anch'esso è dotato di connettore USB di tipo C. Adesso passiamo al pezzo finale, ultimo ma non per importanza. Adesso non so qual è esattamente il nome, ma si tratta di un pulisci vetrino. Ma signori, la cosa formidabile è che è un 2 in 1. Nel senso che sì, possiamo semplicemente andare a spruzzare per pulire il nostro vetro, ma essendo che è dotato di materiale vellutato, non ci servirà un panno a parte per poi asciugare il nostro vetro, ma potremo utilizzare direttamente lui. E un'altra cosa, anche se costa veramente veramente molto poco, avremo la possibilità di andare a ricaricare il nostro spruzzino, chiamiamolo così. Bene, quindi siamo giunti alla fine del video, fatemi sapere cosa ne pensate, se vorreste mai altri contenuti simili, perché mi sono ottenuto dei gadget che non vi ho descritto in questo video, quindi se questo video va bene posso anche fare una parte 2 per dire. Sicuramente in questo momento starete vedendo due video che anch'essi vi ricordo di andare a vedere. E dall'altra parte, se volete, mi fate un favore, iscrivetevi pure al canale, che in questo video ve l'ho detto alla fine, non so per quale motivo. Ebbene, salve a tutti!